Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io spero veramente che da voi faccia un po' meno caldo che da me, perché nonostante nel momento in cui sto registrando in questo video ci siano state un po' di piogge, un po' di precipitazioni, vi assicuro che fa un caldo veramente insopportabile. E volete sapere qual è la cosa peggiore? Nel momento in cui mi trovo in studio a registrare un video non posso nemmeno usare l'aria condizionata, perché in questa stanza l'aria condizionata non c'è, e non posso nemmeno usare il ventilatore, perché il ventilatore si sentirebbe in ripresa, il vento si sentirebbe nel microfono e quindi qui dentro si frigge. Poi non dite che non vi voglio bene. L'argomento di oggi: vi porto un video in cui andremo a vedere quali sono gli accessori fotografici che ho utilizzato maggiormente nel corso dell'anno corrente, quindi del 2022. L'anno non è ancora terminato, però me la sento già di poter fare una stima complessiva a questo punto, perché primo, non credo che acquisterò nuovi accessori da qui alla fine dell'anno; secondo, se anche li dovessi acquistare non potrei utilizzarli tanto quanto ho utilizzato quelli di cui vi sto per andare a parlare. Cominciamo dal fondo della classifica. Un accessorio che ho utilizzato molto, ma non tantissimo, quindi lo metto in ultima posizione. Stiamo parlando del Canon Time Remote Controller, il TC80N3. Questo piccolo gizmo qui, che come potete vedere ha un bellissimo filo che va a innestarsi direttamente sopra la nostra fotocamera. Si tratta fondamentalmente di un intervallometro, per cui qui abbiamo una serie di bottoni. Questo telecomando ha diverse funzioni, tutte molto molto interessanti. Io non le ho usate tutte, mi è mancata l'occasione di fare tutte, però ve ne dico qualcuna lo stesso. Innanzitutto qui c'è un bottone, questo bottone è uno shutter, quindi va semplicemente a rimpiazzare lo shutter sulla nostra fotocamera. Quindi nel momento in cui noi colleghiamo questo device possiamo scattare la fotografia senza toccare la fotocamera. Questo è utile semplicemente per non introdurre vibrazioni, come abbiamo già detto tante volte. Nel momento in cui scattiamo su cavalletto non vogliamo che la fotocamera si muova, non vogliamo introdurre nessun tipo di movimento, di vibrazione. Magari non vogliamo muovere la camera perché stiamo facendo una sequenza di più scatti e devono rimanere allineati, quindi vogliamo evitare di toccarla in qualsiasi modo possibile. Questo dispositivo ci viene in aiuto perché noi possiamo andare a premere lo shutter da qui, abbiamo anche la modalità bulb, quindi possiamo andare per esempio a bloccarlo in posizione aperta e quindi lo shutter rimarrà aperto fin tanto che non siamo noi a disinserirlo. Questo è molto comodo perché se stiamo facendo una posa lunga, magari da 6 minuti, non vogliamo stare lì così col dito per 6 minuti, lo facciamo partire. Se abbiamo un cronografo possiamo tenere conto dei secondi, ma devo dire che questo è un dispositivo avanzato perché comunque ci sarà sempre sul display una scritta lampeggiante che ci mostra da quanti secondi è aperto lo shutter, quindi molto molto pratico, perfetto per le pose lunghe. Ma non si ferma qui, perché ha anche tante altre funzioni. Per esempio l'intervallometro: noi possiamo dire a questo dispositivo che la nostra fotocamera deve fare magari una fotografia al minuto per 90 minuti, si può impostare da qui, abbiamo tante modalità. Gli possiamo dire anche una cosa avanzata di questo tipo, quindi questo per esempio è lo strumento che si usa per fare professionalmente timelapse. Nel momento in cui noi facciamo un timelapse ci serviamo di uno strumento come questo. Ora, ho visto che ci sono dei prodotti recenti in fascia mirrorless che hanno integrate alcune di queste funzioni, quindi è possibile programmare la camera senza bisogno di un device di questo tipo. E oltretutto, sempre parlando di mirrorless, ho visto che moltissime mirrorless, anche di fascia professionale, non hanno l'attacco per un device come questo, perché questo non so se riuscite a vederlo, è l'attacco, quello fatto in questa maniera qui, è l'attacco quello con i tre pirulini metallici, per intenderci. Molte fotocamere non ce l'hanno proprio questo attacco, quelle di fascia bassa non ce l'hanno mai questo attacco, quindi tutte le entry level difficilmente ce l'hanno, almeno io vi parlo di Canon. Magari qualche altro brand ha delle entry level che hanno questo attacco. Parlando di Canon, sono veramente poche le entry level che hanno questo attacco, e anche fotocamere di fascia intermedia devo dire che non sempre ce l'hanno. Quindi per esempio la 7D ce l'ha, la 6D ce l'ha, dalla 6D in su, quindi la 5D e tutte le altre ce l'hanno, però in giù invece si rischia di non trovarlo. Quindi anche questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere, perché nel momento in cui vogliamo andare a fare qualcosa di un pochino più elaborato, la nostra fotocamera entry level non ci sta dietro in questo. Avrà magari un telecomando e ci permetterà di fare la funzione bulb fino a 30 secondi però, e non oltre. Questo invece è molto interessante anche perché ci permette di espandere l'apertura del nostro shutter oltre i 30 secondi, che sono quelli nativi concessi dal produttore. Sapete che
normalmente quando io faccio una posa lunga imposto 30 secondi sulla fotocamera e quello è il massimo che la mia fotocamera è in grado di fare, quindi devo fare più scatti e sommarli se voglio fare qualcosa di diverso. Ma con questo dispositivo io posso andare per esempio su long frames, quindi la modalità esposizione lunga, e gli posso dire manualmente di quanto deve essere la mia esposizione, quindi gli posso dire per esempio che deve essere di 3 minuti e 22 secondi, gli posso dire che deve essere di 9 ore e 12 secondi, gli posso dire quello che voglio, lo posso programmare veramente al secondo. Questa è una cosa molto molto bella perché ci permette di esplorare dei generi fotografici che altrimenti non saremmo riusciti a raggiungere. E mi aggancio proprio a questo per andare a parlare del secondo accessorio che vi faccio vedere oggi. Qui abbiamo un filtro, è uno dei tre fondamentalmente filtri fotografici di cui parleremo oggi. Adesso vado a rimuoverlo dalla sua confezione con fare molto ASMR perché sentite come fruscia. Vedete questo piccolo amico di cui vi ho già parlato in un video che ovviamente vi linko in card perché si parlava proprio di fotografia infrared. Questo è un filtro che serve per fare fotografia infrared con una fotocamera non trattata fondamentalmente, quindi maggiori dettagli nel video sulla fotografia infrared, non voglio dilungarmi troppo. Diciamo che per fare fotografia infrared con la nostra fotocamera abituale, quella che usiamo sempre, senza manometterla, utilizziamo un filtro come questo, altrimenti dovremmo compiere un'operazione che non possiamo fare in casa, dobbiamo affidarci a un service, dovremmo far fare un lavoro sulla nostra fotocamera che è irreversibile, quindi quella fotocamera da quel momento in poi potrebbe scattare solo in infrared. Se non vogliamo manomettere la nostra fotocamera, quindi privarcene perché poi non la potremo più usare per fare nient'altro, andiamo a mettere un filtro come questo davanti al nostro obiettivo. Ora, vedete cosa succede quando io me lo metto davanti? Io non vedo niente se guardo dentro, non vedo assolutamente niente. Se guardo verso la luce, se guardo verso la mia main light, vedo rosso. Perché vedo rosso? Perché i filtri infrared fondamentalmente sono rossi. Servono a filtrare la luce, filtrare lo spettro visibile e lasciar passare solamente la radiazione infrarossa. Quindi, siccome tagliano tutto lo spettro visibile, ovviamente c'è bisogno di pose molto lunghe per fare un tipo di fotografia come questo. Quindi non è sufficiente metterlo davanti all'obiettivo e scattare. Se facciamo una cosa del genere viene nera e non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Quindi dobbiamo metterci su treppiede e non bastano 30 secondi di posa. Perché se noi facciamo 30 secondi di posa dobbiamo andare magari a ISO 12.008. Non è sufficiente, quindi dobbiamo, se vogliamo tenere gli ISO bassi e quindi avere una qualità di immagine passabile, dobbiamo aumentare il tempo di posa. Ecco che questo device unito al filtro infrared ci permette di realizzare fotografie come quelle che vi ho fatto vedere nel video dedicato alla fotografia infrarossi. Ve ne faccio vedere una anche adesso perché sono generoso. C'è un trattamento particolare che bisogna fare sulle immagini, quindi è un procedimento lungo, tortuoso e complicato che vi sconsiglio di intraprendere se non siete molto motivati, perché è una cosa molto divertente, molto interessante, ma che difficilmente vi dà dei risultati che valgono la candela, ecco, al di là proprio della soddisfazione personale di dire ok, ce l'ho fatto, ho fatto una fotografia di infrarossi. Quindi non voglio dissuadervi dallo sperimentare questa tecnica, però vi voglio mettere in guardia sul fatto che è una tecnica per pochi. Quindi provatela se volete, fatemi sapere in un commento se l'avete provata, se vi è piaciuta, se vi ha fatto schifo, qualsiasi cosa lasciatemelo sapere in un commento. Passiamo al prossimo accessorio. Ora qui abbiamo qualcosa che non sto neanche a tirare fuori perché tanto non vedreste granché. Vi dico soltanto che è un altro filtro, è un filtro della Urth, spero di pronunciarlo correttamente, design australiano assemblato in Cina. È un brand che a me è sembrato molto molto interessante e molto carino. Trovato su Amazon, quindi se scrivete filtri Urth su Amazon trovate tutto senza neanche bisogno di guardare i link che vi lascio in descrizione. Questi filtri li ho trovati interessanti per due motivi. Primo, perché c'è una confezione che spacca, cioè guardate che meraviglia la confezione, lo sapete, chi mi segue da un po' lo sa, io guardo più la confezione piuttosto che quello che c'è dentro. A me non me ne frega niente del prodotto, mi interessa se ti danno la scatola, e qui c'è una scatola bellissima perché è di metallo blindata. E beh, avevo detto che non lo aprivo neanche, invece lo apro, che diavolo, è Natale oggi. E allora, fondamentalmente vedete, c'è la scatola che ha, qui ha una gomma piuma foderata e quindi il filtro siede comodamente lì dentro, è un filtro nero come potete vedere anche questo. Io adesso lo richiudo perché tanto ve ne parlo ma è inutile che ve lo faccia vedere.
Non si vede niente, cioè è inutile che ve lo faccia vedere. Avevo piacere di farvi vedere la scatola, ma il filtro poi è un filtro nero, non si vede niente. È un filtro ND variabile, quindi io questo lo sto usando non tantissimo, però un pochino l'ho usato quest'anno con profitto, devo dire. Questo qui è l'ND 64000 da 77 mm, quindi è un filtro ND variabile, quindi ha una ghiera che può essere ruotata, e questo filtro mi permette di tagliare gran parte della luce che entra all'interno della mia lente. Quindi con un filtro come questo io ho la possibilità di allungare la mia posa banalmente, oppure di mantenere il mio diaframma più aperto se c'è tanta luce. Quindi per esempio sto facendo video e sono in esterna e c'è un sole della Madonna, ma io voglio girare f2.8, con questo riesco a girare f2.8 senza avere una ripresa sovraesposta, e siccome c'è la ghiera ho anche la possibilità di regolare la mia esposizione in camera per avere appunto un'esposizione ottimale mantenendo i parametri che voglio. Perché io magari voglio mantenere f2.8 anche se c'è tanta luce, e invece dovrei chiudere per avere una ripresa ottimale. Oppure viceversa, sto facendo, cosa che mi è capitata di recente, sto facendo una fotografia in un ambiente in cui di luce ce n'è, per cui io sto scattando a ISO 100, sto scattando a F8, sono su cavalletto ovviamente, devo fare uno sfocato perché devo fare un movimento di qualcosa, magari un macchinario oppure una persona che si muove, una persona che cammina, e vogliamo sfocare questa cosa che si muove, quale che sia. Non ci riesco senza questo filtro perché sono a F8, quindi ho già chiuso, non voglio andare a F22 perché poi c'ho la diffrazione, quindi non voglio chiudere, voglio stare a F8. Sono a ISO 100, quindi non posso abbassare più di così. Se aumento gli ISO c'è ancora più luce, non posso abbassarli. Allora che cosa faccio? Metto questo filtro, e in questo modo, mettendo questo filtro, posso allungare i tempi di posa ma senza sovraesporre, perché ho il filtro che va a compensare, e quindi riesco a fare uno sfocato che senza questo filtro non sarei riuscito a fare. Quindi molto molto interessante. Devo dire, non l'ho usato tanto, infatti non lo metto in alto in classifica, non l'ho usato tanto. Però mi ha salvato, perché ho avuto un lavoro proprio di recente. Fra l'altro vi lascio in card anche il mio video sulla recensione della Sony Alpha 7S3, perché si tratta dello stesso lavoro, quindi il lavoro per quel cliente fatto con la Sony. Ho usato anche questo filtro, non sulla Sony perché la Sony era noleggiata, l'ho usato sulla mia Canon, quindi l'ho usato sul 1635 per fare questo giochino dello sfocato, però era lo stesso cliente, per cui una scusa per linkarvi in card il video della Sony. Proseguendo con i filtri, visto che sono preso bene con i filtri, quest'anno veramente per me è stato l'anno dei filtri, nel senso che io non li ho mai considerati troppo i filtri fotografici, ho sempre detto ma sì, ma chi se ne frega, cioè tanto se vuoi fare una roba metti un colore, lo metti dopo in post produzione, se vuoi scurire il cielo lo scurisci dopo, tutte quelle robe lì. Invece no, invece ho scoperto che se io metto un bel filtro davanti alla mia lente, ovviamente come al solito quello che paghi è quello che ottieni, per cui se volete un filtro di qualità guardate il prezzo, c'è poco da girarci intorno ragazzi. Un filtro che costa 9 euro fa schifo, un filtro che costa 200 euro è bello, c'è poco da fare. Quindi pescate nel mezzo, prendete un filtro da 80 euro va bene, io prendo di solito prendo filtri da 60, 80, massimo 100 euro, mi girano un po' le scatole quando costano 100 euro, un po' tanto, 80, tra i 60 e gli 80 euro, così dovrebbe andare sempre bene. Uno dei filtri che sto utilizzando veramente tanto è il filtro polarizzatore circolare. Ora, non sono un esperto di filtri polarizzatori, però dalla panoramica che mi sono fatto, me li sono studiati un attimino, ho evinto che esistono di due tipi, esiste il polarizzatore e il polarizzatore circolare. Ora, noi usiamo il polarizzatore circolare sulle nostre fotocamere digitali perché col polarizzatore standard la fotocamera non riesce a focheggiare, quindi andiamo a utilizzare il polarizzatore circolare per quel motivo. È un tipo di filtro che ha diverse funzioni, io ve ne dico due fondamentalmente, quelle che ho utilizzato io, poi ci saranno altre casistiche magari dove viene usato per altre cose, io non le so tutte perché non sono un fotografo arrivato che non ha più niente da imparare, imparo delle cose tutti i giorni, per cui vi dico quello per cui l'ho usato io. L'ho usato per due cose fondamentalmente: la prima è per aumentare il contrasto tra cielo e terra, per tirar fuori un pochettino di blu dal cielo, quindi per avere il cielo più blu. L'ho usato in maniera impropria volendo, perché avrei potuto usare un filtro con un gradiente per scurire solamente il cielo, però quello mi diventa
un pochino complesso, nel senso che lì bisogna stare su cavalletto, fare la composizione, stare tutti precisini con i sacri crismi. Invece col polarizzatore io posso anche usarlo run and gun, cioè posso mettermelo su e dopodiché vado in giro con sul mio polarizzatore. Se sto facendo paesaggio, sto facendo comunque delle scene in cui è coinvolto il cielo, io sistemo il mio polarizzatore, lo ruoto, per, guardo dentro e capisco come sta agendo sulla scena, guardo il cielo, vedo che effetto sta avendo e sono pronto a scattare subito anche a mano libera. E non è un filtro proibitivo come quelli di cui vi ho parlato poc'anzi, nel senso che il polarizzatore circolare, sì, se lo ruoti in una certa maniera ti toglie magari anche due stop. Il mio in particolare no, il mio mi toglie uno stop se lo ruoto proprio nella posizione di massima copertura, però normalmente un polarizzatore circolare non è che ti scurisce tutta la foto e non sei più in grado di lavorare, quindi riesci a lavorare anche a mano libera serenamente con questo filtro, e quindi l'ho usato veramente tanto. Devo dire che gli effetti sono molto gradevoli, perché oltre a avere un cielo più blu, quindi a tirar fuori più contrasto, più saturazione dal cielo, si riescono anche ad avere degli effetti interessanti, perché girando il filtro si può anche dare una luce di taglio al nostro cielo, quindi si riescono ad avere degli effetti particolari che dobbiamo usare con parsimonia, ovviamente, perché non deve diventare il nostro trademark quello di avere il cielo una riga così, perché poi diventa una porcata. Però una cosa del genere, magari virata in bianco e nero, può diventare una foto fine art di architettura e perché no, può anche dare le sue soddisfazioni. Questo è quello per cui ho utilizzato questo filtro, diciamo, per me, quindi per piacere mio, la mia vacanza, la mia passeggiata lungo mare, filtro polarizzatore, e vedi che ti toglie la foschia, ti toglie i riflessi, magari riesci a vedere il fondale di un lago o di un fiume se sei nella posizione giusta. L'ho usato anche in contesti professionali però, quindi l'ho usato anche per dei clienti. In particolare l'ho usato in due casi. L'ho usato una volta per fare fotografia di esterni per un ristorante. Ovviamente si è trattato in questo caso di aspettare il momento giusto, perché qui la cosa più importante era la luce, quindi ho aspettato che fosse l'imbrunire, perché ovviamente una foto diurna di un esterno con vetrata ha sempre dei riflessi e non c'è polarizzatore che tenga lì, facciamo fatica a toglierli. Però se noi usiamo il filtro polarizzatore e la nostra testa, noi sappiamo benissimo che le luci all'interno hanno una certa potenza che non può certo competere con la potenza del sole, però noi sappiamo anche che la potenza del sole un bel momento cala. Se noi aspettiamo quel momento in cui la potenza del sole cala, arriva un momento magico che è a metà strada tra, no, diciamo che è l'ora blu. Siamo all'ora blu fondamentalmente, perché non è più la golden hour, è la blue hour. Ovviamente dipende dal periodo dell'anno, non vi sto a dire un'ora precisa perché dipende da quando è tramontato il sole, non vi sto a dire l'ora perché non me la ricordo neanche, è un shooting di qualche mese fa. Comunque non importa, noi siamo in posizione che il sole è ancora su, quando il sole cala noi siamo pronti a scattare, ci rendiamo conto, ovviamente lo vediamo anche con i nostri occhi, che la scena è cambiata e adesso è giusta per fare la nostra fotografia. Quindi se prima anche con gli occhi vedevamo queste vetrate esterne che erano piene di riflessi, vedevamo riflessi noi stessi, le macchine, il muro dietro di noi, il cielo, la nuvoletta, tutto vedevamo in questi vetri, arriva un momento in cui la luce fuori comincia a calare, quindi le luci dentro prendono il sopravvento, la scena si illumina di, io vi dico d'oro perché in questo caso le luci dentro erano gialle, ma dipende da dove ci troviamo ovviamente. Fatto sta che esiste un momento in cui siamo pronti a realizzare uno scatto di questo tipo. Siccome il sole cala molto rapidamente, ma noi non vogliamo che fuori sia buio pesto, vogliamo che ci sia ancora un po' di luce, scattiamo in un momento in cui c'è una luminosità intermedia, quindi è crepuscolo ma non è ancora buio, c'è ancora luce fuori e quindi ci sono ancora parzialmente dei riflessi. A questo punto col polarizzatore li facciamo secchi quasi tutti, montiamo il polarizzatore, lo giriamo per trovare la posizione giusta in cui riesce a togliere la maggior parte dei riflessi dai nostri vetri e vediamo tutta la differenza, perché abbiamo una situazione in cui riusciamo a vedere attraverso questi vetri, abbiamo tolto tutti i riflessi. Questo è stato il primo caso in cui l'ho utilizzato e in cui sono stato contento di averlo comprato, perché l'ho comprato per me quel filtro, l'ho comprato perché ho detto voglio giocare, ho proprio bisogno ogni tanto di trovare degli stimoli anche per me stesso che vadano anche un po' fuori dall'ambito lavorativo. Quindi siccome questo è il mio lavoro ma mi piace anche, non vi nascondo che non sto tutto il giorno a pensare come posso migliorare le mie foto per i miei clienti, no, io penso come posso migliorare le mie foto per me stesso. Però poi quando un cliente mi chiede una roba e io l'ho imparata per me stesso, dico sai cosa potremmo fare? E questo è il bello del mio lavoro. Per cui io l'avevo comprato per me stesso quel filtro. Bel momento, un cliente
mi dice che dobbiamo fare delle fotografie di macchinari industriali, perché questo cliente produce macchinari industriali, in particolare pacchettatrici, macchine che fanno le scatole di cartone. So se avete presente Amazon, Zalando, ci sono questi nastri trasportatori con queste scatole di cartone, c'è un braccio meccanico che mette dentro le scarpe di Zalando e poi c'è questa macchina che chiude la scatola e mette lo scotch. E ci sono centinaia di migliaia di scatole ogni minuto che passano su questi nastri e vengono chiuse e poi ce le troviamo a casa con il corriere Bartolini che ce le porta direttamente. Problema quale fu? Che non sono facilissime da fotografare queste macchine. Farò un video a questo proposito a breve, è in programmazione, perché è un argomento molto molto interessante. Questo si tratta sostanzialmente di uno still life, solo che è uno still life con delle cose giganti. Non dico che è come fotografare un'automobile, perché l'automobile è ancora più grande, però stiamo parlando di un oggetto che ha le dimensioni di un frigorifero americano, per intenderci, quindi è grossa, è una bestiona bella grossa. Ovviamente la difficoltà principale è stata creare un ambiente adatto a fotografare un macchinario di questo tipo presso la sede del cliente, perché ovviamente non potevamo farci mandare una cosa grossa come un frigorifero, che però non costa come un frigorifero, perché un frigorifero costa 1.200 euro. Siamo di manica larga, facciamo 1.800, però una di quelle macchine magari costa 50.000 euro, quindi non possiamo farcele mandare, andiamo noi a fotografarle dal cliente. Per cui che cosa succede? Abbiamo dovuto allestire un set, abbiamo dovuto imbastire una scena con dei materiali, quindi un backdrop per fare un minimo di sfondo bianco, almeno dietro alle parti più complicate. Le parti più complicate erano proprio le porte a vetri. Questo è veramente molto difficile da fotografare, perché io devo illuminare questo oggetto, però le mie luci si vedono riflesse. Me la sono giocata in due modi che mi sono tornati utili entrambi, di cui ho fatto tesoro, quindi è una cosa che sicuramente ripeterò, perché mi sta già ricapitando di avere richieste per fotografare macchinari di questo tipo. Quindi il punto qual è? Abbiamo un oggetto, immaginatevi un oggetto di questo tipo. Quindi lasciamo perdere, questa qui è una scatola, però abbiamo fondamentalmente un parallelepipedo. Facciamo finta che lo stiamo fotografando da lì, da dove vi trovate voi. Se lo osserviamo in questa posizione, vediamo due lati. Questi due lati devono essere entrambi illuminati, per cui quello che succede è che io metterò una luce da questa parte e una luce da questa parte per illuminare entrambi i lati, ma le mie luci saranno riflesse su questi lati. È inevitabile. Per cui io me la sono giocata in due modi. Da un lato ho montato il mio polarizzatore e così ho eliminato parte dei riflessi. Dopodiché ho anche lavorato di esposizione multipla, per cui ho messo la prima luce qui e ho fatto una foto. Cavalletto, telecomando, tutto statico. Prima foto, poi sposto la luce, la metto da un'altra parte, altra foto, sposto l'altra luce, la metto da un'altra parte ancora, altra foto. In questo modo ho fatto 3-4 foto per posa, in maniera tale da essere sicuro di avere almeno una posa di ogni porta a vetri senza riflessi, e comunque con l'aiuto del polarizzatore era perfettamente trasparente, si vedeva benissimo fin dall'altra parte del macchinario. Quindi questo è un altro caso in cui il polarizzatore può tornare molto utile. Se dobbiamo fotografare oggetti riflettenti anche in still life, può essere molto utile. Bene, ci avviciniamo alla fine, siamo qui per vedere l'ultimo accessorio, che è in assoluto quello che sto utilizzando di più, ovvero questo qui. Questa, come potete vedere, come potete intuire, è una lucetta portatile, è piccolissima, è veramente minuscola, e questa qui è la LumCube LC Panel Pro 263 RGB. Questa è una luce che io ho avuto in premio perché ho vinto, non mi ricordo neanche più quanti mesi fa, un po' di mesi fa, ho vinto un contest che era stato indetto per il lancio di Skylum Luminar AI, una intelligenza artificiale per la sostituzione del cielo, che poi adesso fa un sacco di altre cose, fa anche scontorni, c'è Luminar Neo, ci sono un sacco di bei prodotti che hanno completato l'ecosistema. Io ero partito semplicemente per fare lo sky replacement, che poi è arrivato anche su Photoshop a brevissimo, quindi comunque ho partecipato a questo contest e questo qui era il terzo premio, quindi mi sono posizionato al terzo posto e questo qui è stato il premio, oltre a un bellissimo corso su fotografare il mondo con il grandissimo Elia Locardi, un corso che mi sono goduto veramente tanto, perché era veramente denso di cose che mi interessano, mi appassionano, oltretutto spiegato molto molto bene da un signor professionista che seguo e ammiro
ammiro da tanti tanti anni. Bene, andiamo a parlare di questo piccolo amico. Perché lo uso così tanto? Innanzitutto, ragazzi, lo uso così tanto perché è minuscolo, cioè questo qui si mette nella tasca dei jeans, è una roba pazzesca, però ha una potenza considerevole. Io adesso lo accendo, vedete che ha una potenza che non è da sbatter via, in questo momento è al 70% della potenza. Andiamo a vedere qual è la cosa veramente interessante di questo dispositivo. Innanzitutto qui ha una pulsantiera con un monitor che ci dice quello che sta succedendo, e io qui per prima cosa posso variare la potenza, quindi ho una potenza variabile da 0 a 100% e posso giocarmela e fare un sacco di cose. Posso variare la temperatura colore di questa luce, quindi adesso sta a 3000 Kelvin, io adesso sposto la temperatura, non so se riuscite a vedere, ma vedete su di me che è molto più fredda adesso. Io adesso cambio nuovamente, vedete che adesso torna a essere calda e nuovamente torna a essere fredda, quindi è una luce su cui si può variare la temperatura tra 3000 e 5700 Kelvin. Ma non è finita qui. Ora io non so se riuscite a vedere bene, la tengo in questa posizione e tengo premuto il selettore. Vedete che questa è una luce che è in grado di cambiare colore e di riprodurre tantissimi colori, perché è una luce RGB e quindi può riprodurre tutti i colori dello spettro RGB, per cui noi possiamo farci un sacco di cose con una lucetta come questa. Questa è una cosa veramente strafiga secondo me, che mi ha, non dico svoltato l'anno, però ci sto facendo un sacco di cose con questa e con altre luci RGB, perché ti danno veramente la possibilità di giocare tantissimo con le luci, con i colori, ti danno la possibilità anche di impostare delle scene. Non so se riuscite a vedere, in questo momento io non la sto toccando, ho impostato una scena a loop e quindi lei cambia colore a loop da sola. Io posso cambiare nuovamente e vedete che adesso di nuovo io non le sto dicendo niente, sta facendo tutto da sola, quindi lei a seconda di come l'ha imposto può lampeggiare. Adesso qui, questa qui forse è la simulazione del fuoco, non so se riuscite a vedere quello che sta facendo. Fondamentalmente sta emettendo una luce rossa che varia nel tempo in maniera abbastanza rapida con delle pulsazioni, quindi dovrebbe simulare un caminetto, una luce di un fuoco. Ovviamente in una stanza buia avrebbe un effetto di un certo tipo, io adesso facendovela vedere in mano illuminata così non si percepisce. Si può anche fare festa da discoteca, ha veramente tante tante funzioni loop, oppure si può mettere scene off e tornare semplicemente ai colori misurati in gradi Kelvin, quindi possiamo rimetterlo a 5200 Kelvin e questa è la modalità in cui la uso la maggior parte delle volte. Questa è una luce con cui si possono fare veramente tantissime cose. Oltretutto ha una durata di batteria che per le dimensioni che ha è veramente notevole, perché al 100% della batteria questa dura quasi 2 ore, dura 1 ora e mezzo. Dichiarato sul display viene fuori 1 ora e 50, poi magari cala più rapidamente, però dura tanto, dura veramente tanto questa batteria per le dimensioni che ha. Ci sono altre luci che io utilizzo, per esempio le due Godox che metto sempre ai lati, quindi che mi fanno questo bagliore azzurro da una parte. Queste sono luci RGB, anche queste sono luci a tubo, ma nonostante siano più grandi dura molto di meno la batteria, quindi saranno, sì, sono più grandi quanto a lampadine, però poi dentro la batteria sarà più piccola, non lo so, oppure è concepita in maniera diversa. Però questo, il Loom Cube, ha una batteria che dura veramente tanto e ha una potenza anche che ha una resa diversa da questi, quindi permette di fare delle cose, permette di fare diverse cose. Oltretutto ha la staffettina, quindi lo si può attaccare sopra alla fotocamera o alla videocamera, lo si può mettere sopra un boom, sopra un'asta, lo si può fissare da qualche parte, insomma ci si possono fare veramente tante cose. Una cosa per cui l'ho usato di recente e cui sono stracontento è fotografia light painting. Come potete vedere ha questo diffusorino di plastica montato sopra, altrimenti ci sarebbero i LED esposti, quindi così è più diffuso, io lo tengo sempre così, lo trovo molto meglio. Questo l'ho usato in studio per fare fotografia still life e sono sbalordito dai risultati. Vi faccio vedere questa immagine, che è un singolo scatto realizzato semplicemente con questa luce. Vi spiego brevemente la tecnica. Fotocamera sul cavalletto, soggetto su sfondo bianco, tempo di posa 3 secondi, ISO 100, F8. No, anzi, forse era F11, non ha tanta importanza il diaframma, veramente non ha tanta importanza. Il punto qual è? 3 secondi di esposizione, 2 secondi di esposizione, telecomando, faccio partire lo scatto, dopodiché
pennello la mia scena con questa lucina accesa, pennellando sapientemente nelle zone giuste, facendo un paio di tentativi e rendendomi conto di come rendeva la scena, riesco ad avere una perfetta foto still life con il bianco ottico e il prodotto perfettamente isolato sul bianco ottico. Questo funziona perché il prodotto era nero, attenzione, ovviamente se stiamo fotografando le cuffie bianche della Apple sopra uno sfondo bianco non funziona in questa maniera perché abbiamo un problema, dobbiamo posizionarci diversamente, usare le luci in un altro modo. Però visto che il prodotto era nero, e spesso quando si fotografano delle cose sono più scure dello sfondo bianco, cioè il caso delle cuffie Apple, delle AirPods sullo sfondo bianco è proprio un caso limite. Di solito io quando faccio still life non fotografo prodotti bianchi, perché comunque i prodotti bianchi non sono così tanti, è più probabile che mi capiti un prodotto grigio, un prodotto nero, un prodotto marrone, un prodotto blu. Tutti questi colori sono più scuri del bianco e quindi con un colore più scuro del bianco di solito si riesce a ottenere questo effetto. Quindi sono veramente stracontento di aver vinto questa lucetta, che fra l'altro non te la tirano mica dietro, perché mi sembra di, siccome anche se me l'hanno regalata, io sono un po' bastardo, sono andato a vedere cosa costava e mi pare che costi un bel 200 euro, quindi mi hanno regalato una lucetta che probabilmente non mi sarei comprato perché non avrei speso tutti quei soldi per una lucetta piccola così. Eppure ne sono veramente contento perché è un oggetto che entra tranquillamente in una qualsiasi delle mie borse, potrei addirittura metterla nella tasca dei pantaloni o nella tasca della giacca, me la porto dietro molto spesso e spesso e volentieri finisce che la uso. Quindi sono veramente molto contento di averla vinta, ringrazio Skyloom Luminar per avermi dato la possibilità di partecipare al contest e soprattutto di avermi premiato con questa l'abbonamento a 500 Pixels e i corsi di Elia Locardi che mi sono spazzolato tutto d'un fiato. Ragazzi, detto questo, a me non rimane molto altro da dirvi perché questo video verteva semplicemente sugli accessori più utilizzati di questo anno. In realtà devo fare una menzione d'onore perché l'accessorio che ho utilizzato di più in assoluto è il telecomando Canon RC6, semplicemente per il fatto che è più portabile rispetto a questo e quindi me lo porto in giro più spesso. Diciamo che l'RC6 è sempre nella mia borsa, io ne ho tre di RC6, uno a casa, uno nella mia prima borsa, uno nella mia seconda borsa, quindi ne ho tre. Io qualunque cosa stia facendo ho un RC6 addosso, per cui quello è menzione d'onore, quello è l'accessorio che ho usato di più in assoluto nel corso di quest'anno, perché tutte le cose di cui vi ho parlato oggi stavo usando anche l'RC6. Poi sul treppiede c'è da fare un bel film, perché di treppiedi ce ne sono tanti, io ne ho diversi, vi linko in card il mio video dedicato ai treppiedi, vi faccio vedere un po' dei treppiedi che ho, che utilizzo io, e parliamo anche in senso un po' più ampio di quelli che sono i treppiedi e degli usi che se ne possono fare. Vi linko anche un altro video, perché dovrebbe essere già uscito quando esce questo video, quello sul treppiede da viaggio sarà già uscito, sì certo, per forza, lo sto facendo dopo, per cui vi linko quest'altro video in cui vi parlo di un altro treppiedino molto molto piccolo, molto comodo, che utilizzerò presumibilmente durante le vacanze oppure per girare dei b-roll, perché è molto piccolo, molto portatile, non è fatto per reggere camere pesanti, però ha il suo però, quindi lo si può usare per fare delle cose molto carine. Io sono convinto che riuscirò a farci delle cose molto carine perché sono molto motivato e ve ne parlerò approfonditamente dopo che le avrò fatte. Magari se viene fuori qualcosa di carino vi farò un approfondimento su quel treppiede e sulle cose fighe che sono riuscito a farci. Detto questo, signori, io veramente non ho altro da aggiungere se non lasciatemi in un commento qual era il vostro preferito di questi accessori, raccontatemi se qualcuno di voi ha qualcosa di quello che vi ho fatto vedere oggi, se usate qualcosa di tutto questo armamentario, se vi interessa qualcosa ma non ce l'avete, se state pensando di acquistarne qualcuno, se volete rubare tutti quanti i miei, qualsiasi cosa lasciatemelo scritto giù in un commento. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale così non vi perderete le prossime puntate, se attivate la campanella siete ancora più sicuri che questo non avvenga, perché insomma ce ne vuole perdersi un mio video quando c'è una campana che suona ogni volta che viene pubblicato per avvisarvi. Ragazzi, io vi ringrazio di aver passato questa mezz'oretta con me e vi do appuntamento al prossimo video.